Buongiorno a tutti quanti, vi ho promesso 5 minuti, ci siamo qui e devo cominciare a parlare un po' sottovoce perché sono fuori e però volevo darvi l'opportunità di fare 5 minuti, ma 5 minuti semplici. Allora, se noi cominciamo a terra, allora arrivato, con bricola no. Se noi cominciamo piano, ok, perché siamo a terra, pesa di meno. Allora, quali sono le regole dei nostri 5 minuti? Farle subito. Allora, sono le 7.55, così... No, voi due no. Scusate, il mio allenamento prima di tenerli lontano dal mio tappeto. Però se noi cominciamo piano piano a terra... Allora, Ale, mi prendi il tappeto, sì. Vai, spanca anche tu, vai con papi. Vai. No. Vai, poi le chiudi la porta per fuori. Allora, se noi cominciamo, buongiorno Federica, buongiorno a tutti quanti. Se noi cominciamo subito a fare qualcosa la mattina, soft, easy, facile, 5 minuti, non sono, perché molti dicono, ma devo fare il riscaldamento, ma cosa? No, ragazzi, 5 minuti sono per la testa, 5 minuti sono per superare se stessi, vincere le paure, vincere le frustrazioni, vincere quello che ti sta bloccando. Ok, 5 minuti non è l'allenamento inteso come noi allenatori intendiamo un allenamento. È un allenamento che poi produce un risultato di costanza. E la costanza ti vincerà sempre. È molto, assai meglio di fare 5 minuti, 10 minuti al giorno, 6 volte a settimana, anziché una volta a settimana, un'ora. Perché molte persone dicono che okay, adesso vado in palestra e non qualche problema c'è. Sì, ma vai una volta in palestra, due volte in palestra, tre volte in palestra. Buongiorno Viviana, buongiorno Masha, buongiorno. Però la verità è che se lo fai ogni mattina 5 minuti, due giorni vai in palestra, un'ora, gli altri giorni a casa fai 15 minuti, 10 minuti, è quello che cambia il corpo, la disciplina, e la disciplina poi diventa qualcosa sempre più facile da gestire o travassare o versare su altre parti della vostra vita. Buongiorno a tutti quanti. Allora, è total body. Allora, il primo nostro movimento sarà proprio per gli addominali, scendiamo giù, sarà un'ora, ci portiamo su le nostre gambe, ok, un minuto, giù e tieni su, bello tranquillo, scendo, giro la spalla, torno su, inspira, scendo, giro la spalla, torno su, bello tranquillo, scendo, giro la spalla e torno su, giù e torno su, ok, giù, addominale e torno su, bello tranquillo. Ok, se questo è troppo difficile, pieghi le gambe qua. Giù e torno su. Anche questo va bene per chi ha, diciamo, i primi anni. Ok, ancora 25 secondi. Ancora 25 secondi. Addominali tesi. Questo è eccellente anche per chi ha problemi delle diastasi. Ok, così. Non invece perché per ogni esercizio che faccio ci sono 99 che lo fanno e uno che inventa una scusa. Allora, per quello che l'una che mette una scusa, io provo sempre di aiutarti. Ok, ponte, sollevamo, ok. Spingo giù entrambi i piedi a terra, schiaccio i glutei e andiamo su, ok. Per ogni persona che inventa una scusa, io devo inventare la soluzione, perché io sono allenatore dell'antisportivo, sono allenatore del bloccato, sono allenatore delle persone che grida dentro se stesse, che dice vorrei allenarmi, ma perché non lo faccio? Non lo fai? Perché abbiamo mostri che vogliono convincerci che è troppo difficile, troppo stancante, non ho tempo, troppo tutto. Invece la verità, se io comincio adesso a fare 5 minuti, e io anche sulla descrizione vi ho detto di leggere le testimonianze, perché c'è una ragazza che mi ha scritto: ho cominciato a 5 minuti 26 aprile e adesso faccio 50. Perché? Ok, lateralmente piego le gambe posteriori, interno coscia e su e giù, total body. Così abbiamo fatto addominali, glutei, interno coscia, roba semplice. Le regole di vincere se stessi e fare piccoli incrementi, 5 minuti ce l'hai, ok, perfetto. Seconda cosa, tutti i giorni, ok, la costanza, quella ci aiuta. Terza cosa, devi essere facile, ma facile, se è facile è più probabile che lo faccio, ok, perché è facile. Io, cioè, ci sono
certo che puoi fare di più, certo puoi fare il riscaldamento prima, certo puoi fare un'ora, ma lo sai benissimo, antisportivi, che se devi programmare un'ora, non lo fai. Invece se io dico, perfetto, 5 minuti, poi ti dico, ma non era così difficile, vedi che mi sono riuscita a farlo. Questo ci aiuta il cervello, ci dà un picco di dopamina, l'altra parte, ti dà un picco di dopamina, altro minuto, vedi, siamo già a 3 minuti, vola il tempo qua. Ti dà un picco di dopamina, la dopamina è un neurotrasmettitore legato all'auto, non autostima, ma all'autocompiacimento. Il gioco dalla dopamina, la pesca dalla dopamina, finire un lavoro dalla dopamina. E la dopamina è un fortissimo, fortissimo aiuto per diventare costanti. Poi la cosa bella è che esattamente come la costanza porta costanza, la pigrizia porta pigrizia. Così se sono sempre pigra, e già dopo 3 giorni, se non mi alleno per 3 giorni, il 4° giorno diventa più difficile, perché il nostro corpo sta sempre alla ricerca di risparmiare, togliere energia, perché è una questione di sopravvivenza, ok? Così non dovete spaventarvi, ma dovete riniziare. E l'altra cosa è, ultimo minuto, non aspettate, non perdere tempo a dire vabbè lo faccio dopo, perché non lo farai dopo. Ok, qui questa è la prima posizione, vedi, il bacino viene messo in avanti in diagonale, adesso sono in diagonale, ginocchio sono piegati, questa è già la prima partenza. Scendendo, questo è un allenamento, non è detto che devo tornare su, ok? Se non torno su, ok, posso anche fare scendo, appoggio, mi aiuto a ritornare su, scendo, appoggio e ritorno su, perché il fatto di potenziare i polsi, potenziare le braccia, anche diciamo semplicemente non al rovescio ma al negativo, nel senso che scendendo, frenando il movimento, mi aiuta a diventare più forti. Ok, piano piano, addominali tesi, piano. Ricordi, poi posso anche scendere giù, mi fermo e torno su, aiutandomi con le gambe. Dai, facciamo ancora 2. Scendo, appoggio, su. Ultima, scendo e torno su. 5 minuti, sono andate, sono total body, sono super contenta di vedervi. Ho avuto un weekend un po' impegnativo, per questo non mi avete visto, perché avevo un evento. Adesso vi ho promesso i 5 minuti, io provo almeno 3 volte a settimana di darvi 5 minuti, perché in estate cambia per tutti i tempi, perché domani devo girare, dopodomani devo girare, devo andare al Benga con Carmen Arduino, poi devo andare con Raffaella, cantatore, domenica a Pescara. Giusto, perché faccio sempre un sbaglio tra Pescara e Pesaro, anche con la Laura. Oh, Antoniazzo deve venire su anche là. Comunque, saluto tutti quanti, siete speciali e ricordate, per vincere noi stessi, l'unica persona che ti può aiutare è te stesso. Allora, noi se vogliamo superare noi stessi, vincere contro questi mostri che vogliono scacciare il nostro potenziale, che dicono che non siamo all'altezza, hanno torto marcio. Tu sei speciale, tu sei potente, tu sei capace, tu sei uno sportivo semplicemente addormentato, ma tu puoi cambiare la vita 5 minuti alla volta, e inizio oggi, fai sì che oggi è il giorno che ti cambia, oggi è il giorno che ti reinventi, oggi è il giorno del resto della tua vita, che è un bel inizio secondo me. Vi voglio bene, vi saluto a tutti quanti, ricordate anche c'è canale Energil 237 su digitali terrestri, dove ci sono allenamenti tutti il giorno, consigli anche sul metabolismo, anche su autostima, e così se volete anche face gym per allenare i muscoli della faccia, così se volete allenarvi con me durante l'arco della giornata vai sul mio canale televisivo 237, totalmente gratuito. E vi saluto tutti quanti, passate una giornata figatosa e ci vedremo presto sul mio social. Baci dalle Gille!